Benvenuti. Oggi è un giorno di presentazione webinar per Yulm Communication School. In particolare oggi parleremo del Master Biennale Universitario in Giornalismo con il direttore strategico Daniele Manca e la tutor, la dottoressa Sara Foglieni. Lascio subito la parola a voi e vi ringrazio per la partecipazione. Vi ricordo che in qualsiasi momento potrete porre delle domande alzando la mano o scrivendole direttamente in chat. Quindi vi auguro una buona visione. Grazie, allora, grazie a tutti quanti. Comincio io. Allora, con noi stamattina ci saranno Marta Zanichelli, che è la coordinatrice organizzativa e coordinatrice del master, e Ugo Savoia, che è il caporedattore, non so se si vede, ma si vedrà a breve. Credo che sia a fianco a Marta. Sono qua, giuro. Ecco, e semplicemente purtroppo per problemi di risonanza dobbiamo essere in luoghi diversi e adesso le newsroom del master stanno lavorando in tutti i laboratori, quindi Marta e Ugo sono assieme. E poi con noi c'è Martina Pennisi, che è caporedattrice del Corriere della Sera, lavora nella redazione del Corriere.it e lei ci racconterà un po' le nuove frontiere del giornalismo, che è sostanzialmente quello che insegna al master, al docente. Benvenuta Martina. Grazie. Allora, poi ci raggiungerà il direttore dell'informazione di Mediaset, Andrea De Logu, anche lui docente, del master, perché questo è un master che è nato 20 anni fa in collaborazione con Mediaset. È un master che è nato già digitale, ha questa fortuna, nel senso che negli anni 2000 ormai c'erano già i siti web. Io sono stato quello che al Corriere della Sera, assieme a Ugo Savoia e ad altri colleghi, abbiamo lanciato il website del Corriere della Sera, corriere.it. È un master che nasce quindi già digitale, già multimediale, e in 2 anni quello che succederà in questo master di giornalismo è una cosa che in Italia c'è poco. Che è questa? Normalmente si pensa dei master come estensioni dell'università. In realtà questo è un master di giornalismo. Dopo un paio di mesi che si è entrati, dopo aver fatto una selezione scritta e orale, dopo un paio di mesi si riceve già un tesserino, che è il tesserino da praticante dell'Ordine dei giornalisti, perché questo master è riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti, che ogni anno fa ispezioni. La prossima ci sarà tra un mesetto qui al Master. Fa ispezioni sia sulla didattica, sia sulla strumentazione e anche sul metodo giornalistico dei vari master. E ogni anno rilascia questa licenza. Quindi è un master professionale, permette di accedere all'esame di Stato per i professionisti, che si fa appunto dopo 2 anni di questo master. In questi 24 anni, 24 mesi, non anni, di pratica giornalistica, si faranno i canonici 5 mesi di stage che si fanno in tutti i master di giornalismo in tutta Italia. Le scuole di giornalismo sono 10 in tutta Italia. A questi 5 mesi il master dello Yulm ne aggiunge altri 2 di pratica nella redazione digitale di Mediaset, proprio grazie a questa collaborazione con Mediaset. Quindi, come si vede, la parte giornalistica sul campo è una parte molto importante. Un terzo del tempo che si passa all'interno delle newsroom nello Yulm sono trascorse
all'interno di redazioni giornalistiche, che sono redazioni che vanno da quelle del Corriere della Sera, Repubblica, Il Giornale, Libero, Mediaset e qualsiasi altro tipo di redazioni, da fanpage, l'Inchiesta, insomma tutte quante le testate giornalistiche open. Tra l'altro appena un ragazzo appena uscito dal master è stato appena assunto a Open, che è la nuova testata giornalistica creata da Enrico Mentana. Allora, che cosa si impara in questi 2 anni? Si impara sostanzialmente a fare i giornalisti, che significa fare le connessioni tra i fatti, non semplicemente raccontare, ma connettere i fatti, metterli in un contesto, rispondere a domande del tipo, per esempio, se noi dovessimo chiederci l'America è coinvolta nel conflitto in Ucraina, tendenzialmente saremmo pronti, potremmo rispondere di no, non ci sono giornalisti americani sul campo in Ucraina. Però è evidente che una risposta così è una risposta che non prende il fatto, non ci sono giornalisti in Ucraina americani, non prende il fatto e non lo mette in un contesto, non fa le connessioni. Perché? Perché la NATO sostiene l'Ucraina, nella NATO una parte fondamentale è svolta dagli Stati Uniti, e quindi, anche se indirettamente, dovremmo rispondere e sì, coinvolta in questo confine. Ma altre cose che appunto potremmo come dire mettere in un contesto, la prima cosa che mi viene in mente è una cosa che apparentemente non c'entra niente, però Napoli-Milan stasera è una partita come tutte le altre, però rappresenta una svolta fondamentale. Perché? Perché non è semplicemente una partita di Champions, non è semplicemente il rientro di alcuni giocatori importanti per una delle due squadre, ma appunto rappresenta un punto di snodo per le due squadre. Ecco che i giornalisti fanno tutto questo e lo fanno in un ecosistema informativo che è completamente cambiato rispetto a 20 anni fa. 20 anni fa i giornalisti avevano il monopolio. Se una persona voleva comunicare, se una persona voleva per esempio candidarsi alle elezioni, doveva passare attraverso un medium, attraverso l'ecosistema informativo dei media, altrimenti non aveva nessuna strada per farlo. Oggi l'ecosistema è totalmente cambiato, è un ecosistema dove ci sono piattaforme distributive che sono quelle dei media tradizionali, come i TG1 della Rai o il TG5 di Mediaset o il Corriere della Sera o Repubblica o il Giornale o il Fatto. Ma oltre a questi media si sono aggiunte piattaforme di distribuzione delle informazioni come Google, Facebook, Instagram, Twitter e quelle che arriveranno, che hanno reingegnerizzato tutto il giornalismo. E cioè il giornalismo che prima era costruire articoli, costruire servizi televisivi, costruire inchieste scritte, inchieste televisive o inchieste radiofoniche, adesso si è moltiplicato e i format si sono moltiplicati e sono cambiati a seconda della piattaforma distributiva. Le persone non si informano più soltanto sui media, ma utilizzano piattaforme di distribuzione come quelle che vi ho detto. Tanto per darvi un'idea, la total audience del Corriere della Sera 20 anni fa era 2 milioni e 800 milioni di lettori, la total audience oggi del Corriere della Sera raggiunge picchi di 8 milioni, cioè si sono aggiunte altre piattaforme distributive. Quindi i giornalisti che stanno al Corriere della Sera o a Mediaset o al Giornale o a qualsiasi altro tipo di redazione devono lavorare a prodotti che sono adattabili
a queste diverse piattaforme, con uno scopo che però rimane lo stesso, che è quello di formare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica si pone tantissime domande, è confusa, sente un grandissimo rumore di fondo e ha bisogno dei giornali, ha bisogno dei media per trovare delle risposte che siano il più articolate possibile e nello stesso tempo abbiano il loro linguaggio, il linguaggio dell'audience. Quindi il giornalismo è cambiato nell'offerta, per cui c'è un'offerta giornalistica che si è allargata a dismisura e questo rende i giornalisti estremamente richiesti e per cui il placement del master come questo è un placement estremamente elevato, richiede appunto questa offerta moltiplicata, però quello che è rimasto è il metodo giornalistico, che è sempre lo stesso. È un metodo che è assimilabile a quello scientifico, che si fonda sulle domande, sulla ricerca delle fonti, sulla ricerca dell'affidabilità delle fonti, che è diventato sempre più importante, e sulla trasparenza, e cioè sulla rendere noto anche al pubblico quali sono le fonti, quali sono le domande al quale abbiamo risposto. Adesso, se non ci sono altre cose che vogliono essere aggiunte da Marta, da Ugo, da Sara, dalla nostra squadra del Master, se non ci sono altre cose che vogliono essere aggiunte dalla squadra, passerei la parola a Martina, perché Martina Pennisi è una giornalista che davvero sta sulla nuova frontiera e rappresenta da un certo punto di vista quello che è un media. Lasciate perdere che lavori al Corriere della Sera, però Martina potrebbe lavorare in qualsiasi medium. Rappresenta il punto di collegamento tra le varie piattaforme, di distribuzione, perché troverete il suo nome in fondo agli articoli di carta, in fondo ai post su Instagram, sul sito web, sui settimanali, sui mensili, su tutte le piattaforme. Per arrivare a fare questo, appunto, ha dovuto mettere a frutto tutte le varie esperienze sulle varie piattaforme. Allora, se Martina magari ci vuole raccontare un po' questa nuova frontiera, darei a lei la parola. Se Marta, Ugo... Io volevo solo aggiungere una cosa brevemente, il fatto che Martina Pennisi abbia un corso nel nostro master non è casuale, nel senso che c'è questa attenzione ai temi tradizionali del giornalismo, che vanno dal giornalismo d'agenzia, giornalismo quotidiano, poi giornalismo sportivo, economico, eccetera, ma con un'attenzione particolare, proprio lo dicevi prima, Daniele, dalla costituzione di questo master 20 anni fa, un'attenzione alle nuove tendenze, al giornalismo che sappia mantenere quello che conta, quindi il metodo, tutto quello che c'è della tradizione e che va saputo, accanto però a un'innovazione costante, per cui i nostri docenti, che vanno da docenti del giornalismo tradizionale a docenti che si occupano proprio di questo digitale, di questa innovazione, dimostrano quello che tu dicevi. Quindi in questo caso Martina Pennisi è assolutamente in linea con il master. Grazie a entrambi per le belle parole. E, insomma, ci sarebbe molto da dire, perché Daniele ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora, che è quello di come la nostra professione sta cambiando. Ho apprezzato il discorso di presentazione, il dato che ho dato sull'audience del Corriere della Sera, che però vale
vale per qualsiasi medium tradizionale in questo momento, ovvero vi ha dato due numeri che vi hanno fatto capire come appunto ci siano molti più lettori, ascoltatori, persone che seguono la testata. E non vi sfuggirà, perché seguite questo settore, anzi auspicate lavorarci all'interno in qualsiasi modo, che spesso la narrativa legata al giornalismo va in direzione opposta, no? Si parla molto di modelli di business, si parla molto di opportunità di lavoro che sembrano in un certo senso magari meno vantaggiose rispetto a molti anni fa. Sono contenta di essere qui a parlare, anche perché io, più che altro per età, non per meriti personali, sono un po' uno spartiacque. Io faccio 40 anni la prossima settimana, quindi dal punto di vista professionale sono totalmente una nativa digitale, nel senso che io inizio a lavorare quando l'iPhone e Facebook entrano nelle nostre vite. Quello ha cambiato tutto. Quanto si prevede che cambi tutto adesso? ChatGPT e questo tipo di intelligenza artificiale di cui parleremo tanto. Ha cambiato tutto, ha cambiato completamente il nostro lavoro. Però, come diceva Daniele prima, quello che non è cambiato è sia l'approccio al lavoro, il modo di farlo, sia, se vogliamo, anche quello che un giornalista, un giovane giornalista, quello che ormai non sono più, aspira a fare, no? Quindi entrare in un sistema, in un grosso sistema, come magari può essere il Corriere della Sera, o dialogare, no, con grossi sistemi o grossi editori, magari da esternamente, ma comunque produrre contenuti per i grossi sistemi. Ecco, questo ovviamente resta. Bisogna imparare a farlo seguendo queste nuove regole che sono in continua evoluzione, no? Cambia tutto a una velocità abbastanza incredibile. Io vi faccio un esempio semplice, se vogliamo un pochettino tecnico, che riguarda anche parte del mio lavoro. Io qui seguo il modo in cui proponiamo e curiamo i contenuti per le piattaforme esterne. Quindi ho un occhio particolare quotidianamente sulle fonti da cui arrivano i nostri lettori. Parlo proprio di fonti di piattaforme, no? Google, Facebook, Apple, Twitter, Instagram, TikTok, insomma, da dove arrivano i nostri lettori. A distanza di un mese dall'altro può capitare che percentuali importanti dei nostri lettori quotidiani arrivino da piattaforme diverse. È capitato con Apple News, adesso ce n'è una che è Google Discover, no? che è la selezione che Google fa delle notizie. Ecco, cambia tutto molto velocemente. Quindi noi da un lato affianchiamo la nostra professione più tradizionale, diciamo, che quindi segue regole ben precise, scolpite nel marmo, e questo è un mio parere. Il dibattito ovviamente è apertissimo, ma io non mi sento nemmeno così minacciata da queste intelligenze artificiali, perché ho abbastanza chiaro quali sono gli aspetti che ci continuano a renderci unici, e soprattutto quanto determinati processi non siano cominciati adesso che i media si sono innamorati di questo argomento, ma siano già iniziati da un bel po'. Quindi diciamo che i rischi li stiamo già toccando con mano, e in un certo senso stiamo già reagendo. Quindi questa è una parte. L'altra parte è quella appunto di scoprire, stare su queste piattaforme, capire come funzionano e appunto adattarsi ogni giorno, sia nella produzione di contenuti, quindi quello che diceva Daniele prima, e anche cercare di diciamo essere in grado di produrre, adattare contenuti e linguaggi a diverse piattaforme, ma allo stesso tempo alle diverse piattaforme, ma allo stesso tempo di imparare a utilizzarle non come fonte primaria, perché raramente lo sono, però insomma utilizzarle come filtro, no? Da qui arrivano notizie o spunti per le notizie, anche perché alle piattaforme note che noi conosciamo, e questa ad esempio è una cosa che a lezione allo IULM guardiamo spesso con me e con gli altri docenti che ci sono tutti i tool che ci sono all'interno delle redazioni. Quindi ci sono tutti questi programmi che noi abbiamo costantemente davanti agli occhi, che elaborano dati in tempo reale, dati sul nostro sito, sui nostri siti, quindi tempo di permanenza, tempo di lettura, fonti di traffico, e dati anche sui concorrenti, che ti permettono di vedere non soltanto come stiamo lavorando noi, ma anche che spunti i concorrenti stanno leggendo e sviluppando. Mi è capitato spesso di condividere questo pensiero con gli studenti dello IULM, quindi lo faccio anche adesso. Una delle grandi sfide del giornalista moderno, bruttissima come parola, però insomma ci capiamo, è anche quello di ragionare sui flussi di lavoro. Perché quando Daniele prima appunto
parlava del fatto che sono su io come molti altri colleghi su varie piattaforme, questo vale per la carta stampata / digitale, come vale per la televisione, come vale per tutti gli altri universi che appunto sono stati, che lavorano ormai in parallelo o sono inglobati dal digitale. Ecco, un'altra cosa che i giovani giornalisti fanno all'interno delle redazioni è quello di ragionare sui flussi di lavoro con un occhio diverso rispetto a chi ha iniziato a lavorare in un'altra situazione, in un altro mercato, con altre liturgie, e quindi guarda l'integrazione totale con l'online e con internet inevitabilmente in un modo diverso, no? La transizione al digitale, e forse nella sua totalità, cioè il 100% solo digitale, ovviamente, quindi scomparsa della TV, scomparsa della radio, scomparsa della carta, non è una cosa, diciamo, che vediamo nei prossimi anni. Sicuramente ci sarà un futuro in cui arriverà, ma il futuro, il mercato in cui siamo noi, in cui sarete voi, invece è il mercato in cui appunto c'è una comunicazione costante tra queste diverse piattaforme, in questo caso parlo di piattaforme interne degli editori, e in cui appunto i flussi di lavoro, capire come muoversi, sono diventati una parte importante della nostra posizione, mentre in passato probabilmente non era così, no? Però anche la capacità di guardare dove si è in quel momento e dove si sta andando è una caratteristica importante per me. Se posso aggiungere una cosa, Martina, ecco, se posso aggiungere qualcosa, perché quando dicevo appunto attenzione che questo è un master digitale, che c'è un prima e un dopo, no? E non a caso questa è un master nato dopo la rivoluzione digitale, è perché il tema oggi non è tanto produrre prodotti informativi, ma essere trovati. Faccio un esempio banalissimo. Quando nel secolo scorso ci si voleva informare, si andava in edicola e si comprava un giornale, si accendeva la radio, si ascoltava un radiogiornale, si accendeva la televisione, si ascoltava un TG. Oggi è l'informazione che ci arriva sul telefonino, le notifiche sul telefonino, cioè tutto quello che noi dobbiamo sapere in realtà ci viene proposto. Allora, quello che sta Martina appunto ha delineato in maniera chiarissima è esattamente questo, cioè il giornalismo oggi è riuscire a essere individuati come fonte affidabile e quindi a cercare l'utente e a essere identificato dall'utente. E quando appunto parla di flussi di lavoro è esattamente questo, perché scrivere un bell'articolo che nessuno legge, scrivere un'inchiesta che rimane nel cassetto o sì, viene pubblicata su un sito che però non viene trovato dagli utenti, è come non scrivere, è come non aver prodotto niente. E allora in questo master, attraverso tutti i docenti, tanto per dire, l'art director del Sole 24 Ore, che è docente, insegna sì a disegnare una prima pagina, a disegnare un periodico, a fare in modo, a far capire come l'occhio umano su un sito web viene condotto a leggere alcune cose piuttosto che altre. Ma l'altra cosa che fa, essendo anche un Instagrammer di vaglia, come si dice, è l'altra cosa che fa è che quello che lui insegna, cioè a costruire prodotti, fa in modo anche che l'audience possa trovarli. Questo è fondamentale oggi, perché, ripeto, c'è un rumore di fondo molto forte, no? C'è tanto rumore di fondo. Se non si viene individuati, è come non aver prodotto niente. Insomma, se uno produce uno splendido video su Instagram, ma nessuno lo vede tranne la fidanzata o il fidanzato, l'amico o l'amica, e allora non è molto utile. Ecco, questo tra l'altro mi preme di dire una cosa molto importante: in Italia si vede poco,
però all'estero è molto più visibile. Non a caso i nuovi giornalisti, diciamo i giornalisti che hanno cominciato a lavorare negli anni 2000, hanno una trasversalità nella professione molto più elevata. Perché? Perché mentre prima la comunicazione anche delle aziende, la scrittura di alcune serie televisive veniva fatta da professionisti specifici, sceneggiatori, piuttosto che uffici stampa, piuttosto che uffici di marketing, adesso si è capito che la professione che più riesce a tenere assieme tutti i vari aspetti della comunicazione è proprio quella giornalistica. Perché? Perché il giornalista oggi non deve essere capace soltanto di scrivere un articolo, ma deve essere capace di farsi leggere, quindi marketing, di scriverlo in maniera accattivante, quindi scrivere una sceneggiatura per una serie televisiva. E se, ripeto, all'estero questo è molto più visibile perché c'è un trasferimento di professionalità giornalistica in alcuni settori contigui. Faccio solo un esempio: chi di voi ha visto la serie televisiva Inventing Anna? Quella serie televisiva è basata su un'inchiesta giornalistica di Jennifer Preston del New York Magazine di New York, un'inchiesta di circa 13.000 battute che hanno spinto poi Netflix a chiamare Jennifer, a chiamarla, a fargli scrivere il soggetto e sceneggiare anche la sceneggiatura. Perché? Perché oggi la professione giornalistica è una professione che ha molte più sfaccettature. Non è un caso che appunto questo master ha visto poi persone che sono andate a lavorare anche in aree diverse, perché appunto essendo nato digitale e offrendo questo spettro molto più largo fa sì che magari persone che poi sono andate a fare i giornalisti nel corso del tempo, avendo alle spalle questa professionalità, poi abbiano capito che magari gli piaceva molto di più scrivere sceneggiature o testi teatrali, no? Stefano Massini è un altro esempio. Stefano Massini, che è quello che ha scritto la trilogia sul fallimento della Lehman Brothers, uno degli spettacoli teatrali più visti al mondo, ebbene, diciamo, ha alla base il metodo giornalistico estremamente applicato poi alle moderne piattaforme. Non so se adesso, se Martina vuole dire qualcos'altro, prego. Volevo soltanto dire che quello che hai detto prima del saper fare anche il marketing di se stessi, poi è una parte fondante del mio corso. Esatto. L'esempio che faccio sempre in questo caso è quello che capita molto spesso anche tra colleghi, ma se ci ragioniamo è così veramente per tutti: darsi una pacca sulla spalla per un pezzo, per un servizio, per una cosa bella fatta, perché non la si è vista o comunque non si è rimasti colpiti soltanto dopo averla vista sul sito, sul giornale o in TV dove è stato fatto, ma perché la persona che ti ha fatto quell'articolo, quel servizio, poi lo ha ripresentato attraverso i suoi account social. E in che modo lo ha fatto? Lo ha fatto di fatto facendo un altro titolo, un altro sommario, un piccolo distico di tutto quello che ha raccontato, un backstage. Quindi ha riraccontato il suo lavoro, e quello è il modo migliore per raggiungere una fetta di pubblico ancora più larga e per intersecare il valore della testata per cui si sta lavorando o a cui si è venduto il servizio, diciamo, a quella che è una più piccola testata, che poi è la testata del giornalista stesso, perché attraverso i social questo si diventa. Infatti il tuo corso com'è che si chiama? Brand? Personal branding. Personal branding. Ecco, insomma, questo fa capire quanto, diciamo, il giornalismo non abbia perso il metodo, ma si sia adeguato al nuovo ecosistema informativo. Ecco, se non si capisce questo passaggio,
si capisce poco, perché poi io vi stia parlando da un laboratorio radiofonico, perché di fronte ci sia un laboratorio televisivo, perché appunto ci sia una, quelle, le, diciamo, il master che è qui dentro lo IULM non abbia delle classi, ma due newsroom con un enorme tavolo attorno ai quali le 15 persone che vengono selezionate ogni anno si ritrovano tutta la mattina, lavorano, e lavorano soprattutto in squadra, perché l'altra cosa importante che bisogna capire è che appunto serve il personal branding, ma servono anche tutte le altre persone, e questo master è fondamentale anche per il networking che offre. Cioè stamattina io ho appena finito, concluso una lezione in cui c'erano il primo e il secondo anno assieme. Dentro quella lezione lì c'era un allievo di due corsi prima che assisteva alla lezione, che ci faceva, almeno a me faceva da benchmark, e che i ragazzi chiedevano a lui come muoversi proprio per fare al meglio la propria professione. Daniele, scusami, ti interrompo perché sì. Parlerà del primo e secondo anno, e ci tenevo a specificare che rispetto alle altre scuole la nostra selezione è annuale, per cui anziché avere 30 allievi, una classe di 30 allievi selezionati ad anni alterni, noi ogni anno selezioniamo 15 allievi, per cui le nostre classi, abbiamo una didattica di fatto sdoppiata, e i nostri allievi sono seguiti, cioè questo consente, a proposito di tutti i temi, networking, eccetera, di avere una relazione molto più stretta sia con i docenti che tra di loro, insomma. Poi ci sono anche perché anche perché appunto diciamo che alla fine del primo anno il nostro scopo è che alla fine del primo anno gli allievi siano in grado già di collaborare in maniera stabile con le testate con le quali vogliono collaborare. Tradotto, mentre facevo lezione al secondo anno c'era un ragazzo che stava scrivendo, io mi sono fermato, ho detto: che stai facendo? Sto scrivendo un articolo per la Gazzetta dello Sport. E io gli ho detto: bravo, è così che si fa. Cioè, questo per far capire che è un master professionale. Già dal secondo anno noi spingiamo tutti i nostri allievi praticanti a lavorare per testate, perché questo significa essere appunto persone in grado di uscire dal master già con una prospettiva lavorativa, già con un'opportunità, no? È per questo che il placement è così alto, perché non si comincia quando si esce, ma già dal primo momento, sia con i 2 mesi di stage a Mediaset, sia con i 3 mesi poi di stage, gli altri 2 mesi di stage già nel primo anno, si comincia già a strutturare la propria professionalità. Questo è fondamentale perché poi, insomma, se chi ha creato, per esempio, 3 settimane, 1 mese fa, c'era qui il creatore di Will, non so se voi conoscete Will, la testata di Instagram, che lavora solo su Instagram, il fondatore era qui e raccontava esattamente come gli era venuta in mente quella testata lì. Una delle firme più importanti, che era la Silvia Boccardi, era stata la ragazza di copertina assieme a Milena Gabanelli lo scorso anno su Master X, perché abbiamo raccontato in parallelo le professionalità di Silvia e di Milena Gabanelli. Milena Gabanelli, che tra l'altro appunto viene a fare le ospite, appunto a raccontare ancora com'è il giornalismo. E Milena Gabanelli, da un certo punto di vista, è forse una giornalista della mia generazione che ha capito quanto sia però importante poi declinare sulle diverse piattaforme il lavoro che fa sulla carta, no? Per cui al lunedì sera il lavoro che fa la carta sulla domenica va da Mentana, lo racconta a Mentana, poi ci sono i social, eccetera, eccetera, tutte quelle cose.
Non so se vogliamo fare le domande, vogliamo passare alle domande o se c'è... così evitiamo magari di annoiare. Prego. Intanto stiamo vedendo, immagino che tutti lo vediate come sfondo, i prodotti editoriali che vengono fatti nel master, che sono un'altra caratteristica importante, per cui accanto al sito curato da Ugo Savoia ci sono il quindicinale, si fanno telegiornali, giornali radio, la rassegna stampa, podcast, che è un'introduzione recente, oltre al periodico cartaceo che si vede sullo sfondo, che è questo qui, che è Master X, sì. Sì, perché l'altra cosa che appunto si fa nel master è creare prodotti, no? Per cui ecco, adesso lì vedo Eco News è una newsletter molto seguita su LinkedIn, su Instagram, che è stata creata da una ragazza dell'altro anno, Giulia, mi pare. Giorgia. E da Valeriano, che invece è un ragazzo del secondo anno, e quindi assieme hanno questa piattaforma. Vedo una mano alzata, Vittoria, Giulia. Domanda? Buongiorno, salve. Sì. E la mia domanda riguarderebbe appunto la data di pubblicazione del bando ed eventualmente la possibilità di accedere alle borse di studio, quale sarebbe il processo? Grazie mille. La data di pubblicazione del bando, in realtà, allora, al di là della data di pubblicazione del bando, si può già mandare il proprio interesse e non so se nella slide c'è la mail, perché siccome appunto c'è tutto il processo dell'ordine, come vi dicevo, noi siamo una scuola vigilata dall'Ordine dei giornalisti, a sua volta vigilato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Quindi il bando viene pubblicato una volta che si sono espletate tutte quante le pratiche. Normalmente, avendo noi la selezione a ottobre, il bando viene pubblicato attorno a fine luglio, a metà luglio, intorno al mese di luglio, per cui la cosa che conviene è scrivere alla mail che state vedendo adesso, rappresentare il proprio interesse, così si viene contattati al momento della pubblicazione del bando e gli si viene appunto, gli si dice, ecco, si può partecipare al bando, per cui comunque nel mese di luglio viene pubblicato il bando e la selezione è a settembre-ottobre. Per quanto riguarda le borse di studio, ci sono credo 10 borse di studio. Queste borse di studio sono in parte legate al reddito, in parte, la maggior parte, legate al merito. La maggior parte è legata al merito e sono date da aziende come Mediaset, Mediobanca e altre aziende. L'altro anno era state Acqua d'Elba, Coca-Cola, che tra l'altro sono aziende che diciamo sono vicine al master, perché sostanzialmente siccome il master collabora anche con tutti quanti i direttori di comunicazione delle grandi aziende, da Vodafone, Generali, Banca Intesa e via dicendo, queste aziende sono molto vicine al master, quindi speriamo anche che le borse di studio possano aumentare in futuro, perché questa è un aiuto, perché la retta è una retta, mi pare, di 9.000 euro. E quindi le borse di studio, essendo circa la 10, insomma, sono abbastanza, e questo aiuta anche persone che non tutti possono permettersi di, anche se, ripeto, è molto consigliato collaborare, con testate giornalistiche, e questo significa, per quanto poco paghino le testate giornalistiche, comunque avere anche altri introiti.
Chiara, un'altra domanda, Chiara Vigorelli. Buongiorno, la mia domanda invece è relativa alla possibilità di iscriversi al bando avendo come data di laurea ottobre di quest'anno. Non è possibile, vero, iscriversi al bando a luglio? Io credo, adesso non so esattamente come siano i tempi, perché un paio d'anni fa credo ci sia stata una situazione simile, però forse Marta ci viene in aiuto, o Sara. Sara, bisogna avere la laurea. Bisogna capire il periodo in cui si consegue il titolo di laurea triennale. Come ha anticipato il direttore, le prove di selezione si terranno a metà ottobre, per cui è possibile presentare domanda di prescrizione se si consegue il titolo di laurea triennale entro metà ottobre. Okay. Per cui se lei discute la tesi il 10-12 di ottobre, può preiscriversi, manderà il certificato di laurea non appena conseguito e a metà ottobre, data in cui solito si tengono le prove scritte, potrà partecipare alle prove di selezione. La ringrazio. A lei. Dovrebbe essersi collegato Andrea De Logu, professore, un altro professore. Se no passiamo alla domanda di Gaia Vitarelli, intanto mentre Andrea si ricollega. Gaia Vitarelli. Buongiorno, io volevo sapere quali fossero, cioè quali siano i requisiti di ammissione appunto per entrare nel master. Grazie mille. Ma i requisiti sono la laurea, sostanzialmente una laurea triennale, e ovviamente i requisiti sono, immagino che la domanda sia più riferita al tipo di selezione, una selezione scritta, per cui ci sono prove scritte, una selezione orale, compresa anche una selezione di lingua inglese, perché semplicemente bisogna sapere la lingua inglese, perché banalmente sta diventando un po' l'esperanto di qualsiasi tipo di professione, non perché l'inglese sia una lingua più bella o più armoniosa delle altre, ma semplicemente perché appunto sta diventando l'esperanto, e poi perché come avete visto, come Martina ci raccontava, siccome il corso è un corso che tiene conto delle nuove tecnologie, cioè sostanzialmente quelli del primo anno e quelli del secondo anno già oggi stanno lavorando con già ChatGPT, lo stanno già utilizzando in tutte le sue potenzialità, in tutti i suoi difetti, ecco, per lavorarci è chiaro che insomma la conoscenza della lingua inglese è fondamentale. Un'ultima cosa che vi volevo dire è che il master è collegato a un centro di ricerca dello IULM sul giornalismo nell'era digitale e l'etica degli algoritmi, che caratterizza ancora di più questo master come un master appunto sulla nuova frontiera delle tecnologie digitali. E tra l'altro a fine maggio, se riusciamo, organizzeremo un incontro tra giornalisti e ingegneri che scrivono algoritmi, che quindi lo saremo ancora di più. Insomma. Ecco, Andrea De Logu forse si è collegato? Sì. Sì. Andrea. Eccolo. Mi sono collegato, non so se mi sentite, mi sentite? Sì, sì? Ti sentiamo, ti vediamo. Sei in macchina. In un abitacolo di un'autovettura, ma chiaramente... Spero comoda. Ma certamente sono anche fermo, di conseguenza non sto guidando e, come vedete, ho le mani piccate. Per ricominciare, benvenuti e comunque spero che ci sia un'accoglienza prossima per coloro i quali ci ascoltano. Dunque noi siamo coinvolti come Mediaset nella gestione del master da ormai quasi 20 anni. Lo abbiamo fatto, questo
questo coinvolgimento, non tanto e non solo per formare i giornalisti all'interno o per Mediaset, quanto per stimolare i giornalisti di Mediaset verso la nuova modalità, le nuove modalità di fare il giornalismo. Cioè, ogni volta che abbiamo inserito all'interno di Mediaset, delle nostre tante redazioni, un giornalista proveniente dal master, abbiamo modificato il modo di essere dei giornalisti di Mediaset. E oggi, se sono digitali, lo devono in gran parte al master in giornalismo. Non perché chi viene dal master sia più tecnologo, ma semplicemente perché chi viene dal master ha una diversa modalità di pensare. E questo io, tra l'altro, lo osservo ogni anno. Ogni anno, quando vado a fare il docente e il master, mi rendo conto che sono diverse le modalità di pensare al giornalismo dei ragazzi che fanno il master. Ogni anno io, tra l'altro, faccio fare delle esercitazioni e ogni anno vengo stupito dalle modalità di restituzione, di feedback dei ragazzi che frequentano il master. Addirittura quest'anno mi hanno fatto quasi pensare che i social, che io fino a qualche tempo fa consideravo l'antinomia del giornalismo, che i social possono essere una delle modalità espressive del giornalista tradizionale. Forse Daniele in questo momento mi sta guardando come dice, ma cosa sta per dire? No, la verità, perché io ho visto, io tra l'altro insegno una materia tipicamente economica, economica e diciamo economia e comunicazione d'impresa, è una materia evidentemente arida per chi fa giornalismo, perché il giornalista tutto sommato dovrebbe fregarsi degli economics, delle ragioni economiche, il giornalista dovrebbe inseguire la notizia. Però i ragazzi che hanno fatto l'esercitazione quest'anno mi hanno insegnato delle modalità espressive circa l'economia che io non conoscevo. Quindi questo mio invito a partecipare alle selezioni è in particolare rivolto a chi fino ad oggi si è espresso attraverso i social e che secondo me potrà in maniera più organica contribuire alle forme di giornalismo continuando a fare i social, non abbandonando i social. Guarda un po', Daniele, scusami. No, 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 ma anzi, guarda, abbiamo fatto tutta la prima parte proprio su queste nuove piattaforme e mi fa piacere che tu, pur non avendoci ascoltato, sostanzialmente stai confermando dal tuo punto di vista, che tu hai richiamato appunto arido, però in realtà il tuo corso è uno dei corsi fondamentali, perché nel metodo giornalistico avere degli economics, avere appunto farsi delle domande in maniera compiuta è fondamentale, e il tuo corso è uno dei corsi fondamentali per questo. Ecco, ci stai confermando che un conto è avere un metodo che è rimasto lo stesso, un altro conto è che l'esplicitazione del metodo avvenga attraverso un'offerta diversa da quella di qualche anno fa. Faccio un esempio: mentre appunto prima discutevamo nel corso di mortalità infantile, ed è fondamentale per un giornalista sapere la differenza, come si misura la mortalità infantile, perché una gravidanza finita male non significa mortalità infantile, e in questo senso farsi una domanda è importante, perché lo dico in maniera esplicita, in Gran Bretagna nel 2016 fu visto un picco nella mortalità infantile, un picco che significava veder raddoppiata la mortalità infantile. Ebbene, fu grazie a un'inchiesta del Guardian, credo assieme a un altro giornale, che scoprirono che la statistica aveva posto la domanda sbagliata, e quindi non c'era stato un picco della mortalità infantile, ma avevano considerato mortalità infantile anche delle, per esempio, gravidanze non portate a termine. Ecco, a questo metodo l'esplicitazione
è stata che cosa? Che nel 2016 l'inchiesta di quel quotidiano fu veicolata non solo attraverso la carta, non solo attraverso il sito, ma anche attraverso i social, e quindi quell'informazione, quell'inchiesta ebbe un'audience infinitamente superiore, e questa fu portata avanti non a caso da quotidiani che sono all'avanguardia in questo tipo di giornalismo. Quindi Andrea, non ti guardo storto, anzi ti ringrazio perché non ci eravamo appunto sentiti, ma hai confermato proprio quanto avevamo detto. Avevo visto una mano alzata, non so se così possiamo rispondere. Elena Cecchetto. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo una domanda circa i criteri di selezione, così dopo aver letto il bando. È quello dell'anno scorso, ma penso che più o meno... Sì, più o meno uguale. Per quanto riguarda le certificazioni di lingua, se io ho due certificazioni che non sono inglese, possono andare bene entrambe o è una lingua oltre l'inglese? No, possono andare bene entrambe, anzi. Cioè, entrambe, sì. Non hai l'inglese... Ok, e l'altra invece per, non per l'albo dell'iscrizione all'albo, ma per i corsi di perfezionamento, di giornalismo, eccetera. Quali è che sono considerati validi? Perché io, per esempio, ne avevo seguito uno con tenuto da Marco Civoli, Marco Cherubini, per appunto scrivere con una testata giornalistica online sportiva, però non capivo se fosse valido o meno, come si capisse se fossero validi in pratica. Sì, sono validi. Guarda, la istruzione giornalistica e nell'area tematica, per cui direi di sì. Ah, perfetto, grazie mille. Sì, sono validi, però diciamo se la tua domanda è riferita all'esame da giornalista professionista, per fare l'esame di giornalista professionista devi aver svolto 2 anni di praticantato. Sì, no, giusto per capire se il corso valesse o meno negli allegati da mettere, insomma, grazie mille. Sì, in questo caso sì. Assolutamente sì. Oltretutto, per quanto riguarda la lingua, io aggiungerei per l'inglese che abbiamo anche alcuni corsi in inglese come mobile journalism, per cui è un modo, cioè questo spiega da un lato la necessità di selezionare chi conosce un pochino la lingua, poi si fa con un esame durante le prove d'ammissione, che non è per niente difficile, però insomma bisogna capire e comprendere l'inglese, e un corso come quello ci permette anche di tenerlo allenato, che non è irrilevante. Sì, perché l'altra cosa che appunto forse non abbiamo detto è che il master è in connessione con altre scuole di giornalismo, perché il corso a cui si riferiva Marta è tenuto dal preside della facoltà di giornalismo della Syracuse University di New York, che appunto ha 35 docenti e che però ha solo 40 anni anche lui, nonostante sia il capo dell'organizzazione appunto, e che è l'autore del libro testo della Bibbia del mondo del giornalismo nel mondo, Anthony Adornato, e quindi è che è docente del master. Se ci sono domande, siamo qui per rispondere, se no... Io, scusi, vorrei chiedere se magari... Sì. Quindi è obbligatoria certificazione di lingua inglese oppure sarà valutato all'esame, ecco, il livello? Viene valutato dalla professoressa Carbone, che è docente di letteratura, oltre che di altro, qui allo IULM, e che fa parte della commissione, diciamo che si fa un colloquio di 5-10 minuti con lei durante le selezioni. Quindi non è obbligatorio avere nessun tipo di certificazione. Tradotto, se uno è madrelingua e non c'è la certificazione, fa lì, fa 5 minuti di chiacchiera e basta. C'è un'altra domanda? Matteo Ingrosso? No, credo che sia... Sì, eccomi, mi sentite? Sì. Salve a tutti. La mia domanda invece faceva riferimento alla modalità della prova iniziale, insomma, della... Selezione. La prova di selezione, esatto.
se sarà in sede da voi o prevedete una modalità mista o altro. L'ordine dei giornalisti pretende la selezione in presenza e quindi sarà presso lo IULM. Ok, perfetto. Grazie. Grazie a voi. Altre domande? Non mi pare ce ne siano. Siamo stati esaustivi. Sì. E anche esattamente nei termini, guarda l'ora. È anche 12:57, quindi abbiamo cominciato alle 11:57. Quindi, se non ci sono altre domande, io ringrazierei Martina Pennisi, grazie, docente del master, Andrea De Logu, docente del master, la tutora Sara Foglieni, la coordinatrice Marta Zanichelli, il caporedattore Ugo Savoia e tutti voi per essere stati qui con noi e la scuola di comunicazione per aver organizzato come sempre queste molto opportuni webinar. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie. Grazie, arrivederci. 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 Arrivederci, grazie. Arrivederci. Ciao a tutti.